Bentornati, io sono Ampe Trackable e per il gioco di oggi è necessario fare un poco di luce sulla storia degli FPS, o sparatutto in prima persona. Molto tempo fa iniziò l'espansione del nostro universo grazie al fenomeno fisico conosciuto come Big Bang. Sono successe delle robe e a un certo punto la ID Software popolarizzò il genere degli FPS grazie a Doom. Uno sparatutto semplice, ma adrenalinico, violento e soddisfacente. La gente all'inizio era soddisfatta di quello stile di gioco semplice e rapido, ma non ci volle molto prima che il concetto di FPS iniziasse ad evolversi, sia a livello di trama, con giochi come Half-Life ed Unreal, e sia a livello di gameplay, come testimoniano pietre miliari del calibro di Deus Ex e Bioshock. Ma molte persone rimpiangono quel periodo di goliardica semplicità che furono i primi anni 90 e ci deliziano con giochi squisitamente retro ma al tempo stesso moderni. E in questo frangente parleremo di Grezzo 2, una magica avventura. Sviluppato da un tale Nicola Piro, il gioco in questione nasce come mod di Brutal Doom, che è a sua volta una mod di Doom, che rende il gioco più violento e lo adatta ai computer moderni, aggiungendo nuove meccaniche. Nicola Piro non ha solo creato un gioco, ha preso tutta la cultura, soprattutto italiana, del trash più spinto e sbagliato e l'ha confezionata in un gioco dannatamente divertente. Niente tediosi enigmi, dialoghi, meccaniche da gioco di ruolo. Solo voi, un arsenale da far invidia a Eta Beta e un ammasso di nemici, solitamente preti e parroci. E tutto ciò usando materiale rubato da qualunque gioco vecchio che fosse piaciuto a Nicola Piro, e immagini copie incollate da Google. Persino le mappe di certi giochi sono state riutilizzate. Ah, e ovviamente c'è il Lancia Ratzinger! Ma non fidatevi solo di me. Sentiamo ad esempio queste testimonianze di eminenti scienziati. In code le altre cazzate moderne non c'è il sangue. Qua invece fottuti i fiumi di Budella e Osvaldo Paniccia. Cosa si può volere di più? Il gioco è pieno di citazioni, a volte molto sottili. Ad esempio, nel livello degli zombie, la colonna sonora è quella del secondo livello di Metal Slug 3, quello appunto con gli zombie. Nel gioco sono presenti varie modalità, tra cui livelli a caso, Big God a Perugia, perché sì, è anche presente una traduzione in inglese, e la storia, vero fulcro dell'esperienza. E c'è anche un multiplayer. La storia racconta le insensate avventure di un losco figuro che fa una strage, poi torna a casa, muore di infarto a Natale, cerca di andare in paradiso, uccide Dio e torna sulla Terra, trovandola popolata da zombie e da Emilio Fede. E da lì in poi le cose diventano molto bizzarre, ma non voglio fare spoiler. Insomma, se avete voglia di uno sparatutto ignorante, blasfemo, violento, sbagliato, con citazioni che vanno da Mike Bongiorno a Vasco Rossi a Blood a Duke Nukem, scaricatevi Grezzo 2. E poi è gratis. No, hanno messo in mano il castock nel musica. D'acqua santa costui mi schizzerà.